Ciao ragazzi, bentornati. Allora, nel mezzo della pandemia che al giorno in cui registro ha fatto solo in Italia poco meno di 1.000 morti nelle ultime 24 ore, ci siamo imbattuti nella folle proposta dell'ex premier Matteo Renzi. Infatti, secondo il fondatore di Italia Viva, bisognerebbe riaprire gradualmente tutte le strutture a partire dalle scuole. Ora, quella che detta così può sembrare una proposta al limite dell'incosciente, nel momento in cui viene argomentata si scopre poggiare effettivamente su delle buone ragioni, tanto che pur sapendola una follia, viene da chiedersi se non sia la cosa giusta da fare. In poche parole, quello che dice Renzi è: siamo onesti, l'emergenza non rientrerà prima che passi un anno, più probabilmente due. Se non mettiamo immediatamente in atto una politica di riapertura dei negozi e delle fabbriche, la gente morirà di fame, si accenderà una rivolta sociale, la gente scenderà per le strade con i forconi e questi assembramenti favoriranno la diffusione ulteriore del virus. Questo lo sto aggiungendo io per rendere il tutto ancora più apocalittico. Quindi Matteo Renzi propone di riaprire le scuole il 4 maggio, far rientrare gli studenti delle medie e delle superiori dopo aver sostenuto un esame, si è sostenuto un esame. Dopo aver fatto un esame sierologico per verificare lo stato di buona salute dei singoli alunni, propone anche di sospendere affitti, tasse e mutui, soprattutto propone a Conte di smetterla di confezionare moduli, autocertificazioni e trovare altri modi per scaricare lo stress. Questo. Quindi a questo punto, benché io continui a trovare abbastanza folle l'idea di riaprire tutto, non ho potuto fare a meno di rendermi conto che sotto determinati aspetti l'ex premier tutti i torti non ha. In che senso? Nel senso che il passo verso la rivolta sociale purtroppo è breve. Qui in Sicilia, per esempio, sono già stati numerosi i casi di gente disperata che si rivolta contro le forze dell'ordine o si reca in gruppo nei supermercati per riempire i carrelli pretendendo di non pagare, e mi sembra pure normale che a un certo punto questo accada. Siamo geneticamente programmati per sopravvivere e al momento l'istinto di sopravvivenza ci dice di restare a casa per non ammalarci, ma nel momento in cui cominciamo ad avere fame, l'istinto di sopravvivenza che prevale sarà quello più immediato da soddisfare, appunto quello di mangiare. Quelli che saranno travolti da questo istinto di sopravvivenza inizialmente saranno solo gli strati meno abbienti della società, ma nel lungo termine, boh, cioè nel lungo termine forse anche parte del ceto medio potrebbe non vedersela proprio bella. Fatte queste considerazioni, mi sono fatta una domanda: qual è allora il modo giusto per affrontare l'epidemia? Cioè, esiste un modo giusto? È giusto chiudere tutto e fermare il virus al costo di far morire di fame la gente come pretende in questo momento la destra? È giusto cercare di mantenere una via di mezzo che rallenti l'emergenza sanitaria senza fermarla come sta facendo il Premier Conte, chiudendo tutto ciò che si può chiudere, ma al contempo lasciando a disposizione trasporti, alcuni tipi di negozi, alcuni tipi di fabbriche, consentendo alla gente di muoversi purché compili un misero modulo? Oppure è giusto riaprire tutto ed esporci al pericolo, ma evitando di far morire di fame la gente come propone in questo momento Matteo Renzi? Esiste quindi un modo giusto? La risposta secondo me è no, ragazzi, perché tutte le risposte sono giuste e tutte le risposte sono sbagliate. Ci stiamo ritrovando di fronte ad una situazione che prevede tre soluzioni: una soluzione di stampo liberale, una di stampo socialista e un'altra di stampo evoluzionista. La soluzione liberale affida al buon senso dei cittadini il loro destino ed è sostanzialmente la soluzione intrapresa da ogni paese all'insorgere dell'epidemia, cioè prima che questa diventasse realmente un pericolo ingestibile. Consiste nel dire: restate a casa, uscite il meno possibile, mantenete la distanza di sicurezza, senza che effettivamente una legge lo imponga e di conseguenza senza che le forze dell'ordine controllino che questi consigli vengano rispettati. Di per sé è una soluzione sensata perché è una soluzione democratica, ma nella teoria, perché purtroppo nella pratica, quando abbiamo provato ad applicarla, il risultato è stato un fallimento totale con la gente che si ammassava nei pub e nei supermercati come se niente fosse. Lo può dire il governo, lo può dire chi vuol che sia, però io non mi richiudo a 25 anni in casa. Cioè, in sostanza ha avuto l'effetto di far credere che il pericolo non fosse realmente tale, cioè che fosse comunque più contenuto di quello che poi si è verificato essere. Poi
La soluzione socialista consiste nell'anteporre il benessere della comunità al benessere del singolo. Cioè, oggi non vado al lavoro e faccio la fame dentro casa mia perché questo sacrificio che faccio oggi permetterà a tante altre persone di stare bene domani. Portata al suo estremo, questa soluzione vede la chiusura di tutte le strutture, di tutte le aziende, edifici, eccetera, eccetera, vede la limitazione degli spostamenti al minimo essenziale e il suo obiettivo è quello di far sì che il virus muoia perché non trova più nessun essere umano al quale attaccarsi per potersi moltiplicare, per poter sopravvivere. È una soluzione giusta, sensata anche questa, ma che inevitabilmente provocherà sofferenza ai meno abbienti, cioè saranno loro a pagarne le conseguenze, perché non lavorando magari non hanno molti soldi messi da parte e finiranno per non avere abbastanza soldi appunto per fare scorta di cibo. In questo caso dovrebbe essere lo Stato a garantire un minimo di dignità ai cittadini distribuendo delle quote, però nella pratica in una situazione di pandemia non è facile e non è veloce capire come organizzare le risorse economiche, cioè in altre parole non siamo preparati perché praticamente è la prima volta nell'era contemporanea che affrontiamo una situazione simile, quindi è anche impensabile che lo Stato tiri fuori una soluzione economica sensata nel giro di poco tempo. Abbiamo poi la soluzione evoluzionista, che prevede invece che la natura faccia il suo corso e che sopravvivano i più forti, così che l'essere umano si evolva e diventi nei secoli resistente a determinate difficoltà come le guerre o in questo caso il Covid-19. Riaprire tutto significa esporre i cittadini al pericolo e pertanto, dal momento che gli ospedali non sono in grado di fronteggiare già ora il numero di persone in terapia intensiva, significa lasciare operare liberamente la selezione naturale. Questa è sostanzialmente la posizione assunta da Boris Johnson poco tempo fa, quando consigliò agli inglesi di prepararsi a veder morire i propri cari, perché il 60% degli inglesi sarebbe stato contagiato per ricavarne l'immunità di gregge, eccetera, eccetera. Ora, la soluzione evoluzionista può sembrare orribile e disumana, ma non si può dire che sia inefficace. Ad esempio, Boris Johnson ha appena contratto il coronavirus. L'idea stessa di Matteo Renzi, benché la cosa messa in questi termini potrebbe non piacergli affatto, è di stampo evoluzionista, è un fatto. E benché dal punto di vista umanista faccia schifo, è possibile che chi sopravviverà alla pandemia creerà delle difese più resistenti e magari immuni al virus. Cioè, non lo so, non è il mio campo, dovrebbero essere i medici a spiegare questa cosa. Secondo Burioni, l'immunità di gregge è un'opzione inconcepibile nel caso di questo virus. Non lo so, io vi lascio qua sopra il link del video in cui ne parla, che è molto interessante. Di fronte a questa analisi, ragazzi, mi dispiace, ma non possiamo che concludere che non esiste una soluzione giusta, perché nella sostanza siamo fregati comunque. Io personalmente mi trovo in accordo con la soluzione socialista, per esempio, ma non posso non considerare che sulla mia preferenza influisca il fatto che appartengo al ceto medio e che, per quanto possa essere un disagio per me non potermi permettere determinate cose, sono certa che un pezzo di pane sulla mia tavola non mancherà, quantomeno non di qui a breve. Cioè, siamo tutti quanti condizionati a ritenere più giusta la soluzione che ci conviene di più. Quindi fondamentalmente concludiamo che vi ho tenuto 15 minuti a vedere questo video senza avere tratto nessuna conclusione, però boh, c'è stato questo video di Renzi che mi ha ispirato questa riflessione un po' fine a se stessa. Niente, per oggi ho detto tutto. Ho concluso, ragazzi, fatemi sapere in un commento quale di queste soluzioni ritenete più giusta, perché magari se indiranno un referendum sapremo cosa aspettarci. Mamma mia, Dio ce ne scansi. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, ci vediamo nel prossimo video. A voi la linea.